Vai Swing Mundina, Novare Swing and Boogie, terza edizione. Il festival parte ufficialmente adesso, il programma è ricchissimo, ve lo racconto fra poco. Consegno ufficialmente ad Andrea e a Sara il book di quest'anno, la spilletta, per scaramanzia, pungetevi. E così sono a tema anche loro, e poi li aspettiamo chiaramente stasera sulla pista a ballare. Io vi ringrazio per essere qui, rappresento Visti Anonimi, vi aspettiamo numerosi, tutti sulla pista, scatenatevi, non aggiungo altro, iniziamo questo festival perché non vediamo tutti l'ora. Grazie per essere qui. Che succede in questi giorni? In questi giorni succedono concerti, grosse concerti, abbiamo 6 band dal vivo, una è già sul palco che si prepara, la Mingos Swing Band che aprirà il festival. Andrea Marchetti saluta. Band ancora oggi pomeriggio per la parata alle 18.30, quando chiudiamo per prepararci per la sera, una big band itinerante, 2 formazioni che si uniscono per l'occasione, partiranno da qua, faranno il giro della città, tutti a seguito tipo pifferaio magico per tornare qua alle 7.30 per la serata. Dopo cena, dopo le 21, una delle perle di quest'anno, la Swing Time Big Band con Paolo Tomelleri. Avremo 20 elementi sul palco, tra cui Paolo Tomelleri, che è un grande rappresentante famosissimo della musica swing in Italia. E nella pausa del set della band, 2 esibizioni di ballo, una dei maestri internazionali che stanno facendo oggi e domani gli stage all'Arte delle Arti, che faranno un'esibizione di ballo qua su questa pista, sarà veramente una perla da non perdersi, e poi un'esibizione di tip tap con Jumping Joe, che l'anno scorso si è sacrificato a ballare là sotto perché il tempo è stato inclemente. Domani mattina riapriamo, altra band all'apertura, i Crooners and the Snowers. So tutto. E 2 band ancora dopo cena per il gran finale. Le 2 band saranno i Boogie Nuts, che si attenderanno sul palco con la nostra, ormai lo diciamo 1000 volte, il resident band, la Mundina Green Band, al secolo Irama, e 2 fiati che si giungeranno da loro. E questo qua è solo la parte del vivo, a questo qua si aggiungono i DJ set con Marvino e Erdmund, a questo qua si aggiungono le esibizioni di ballo loro, perché ci saranno domani sera anche un'esibizione dei Boogie Anonimi, una sfilata di moda, Anna Ganadu, che allo stand lì insieme agli altri del Vintage Market ha preparato apposta per noi degli abiti e sfileranno su questo palco domani sera. Oggi pomeriggio alle 3 Silvia Castelli, nostra amica, affezionata cuoca, presso la sala del ciclo dei lettori farà uno show cooking dedicato al riso, e quindi perfettamente in tema riso gorgonzola, perfettamente in tema con Mundina e con Novara. Ma non solo, 2 appuntamenti per i bimbi, oggi pomeriggio e domani verso le 4, 2 animazioni, spettacoli e giochi, una rappresentata qua Antonio Spanetta, che sarà domani pomeriggio con il suo progetto con la sezione ACC, oggi invece con noi il grillo parlante. E non solo, intorno il contorno del festival, il Vintage Market, là dietro le 2 postazioni come l'anno scorso, il set fotografico, se volete portare a casa una bella foto ricordo davanti a quella bella moto d'epoca che è sotto il portico con la situazione fotografica riflessi, potrete farlo. E di fianco Terry Mania e la sua equipe di parrucchiere ed estetiste per rifarvi capelli, barba, trucco, parrucco, per essere ancora più in stile durante questi 2 giorni. Qua di fianco, di fronte a me, Ordeum, il birrificio agricolo di Novara, che ha fatto la birra marchiata Mundina dedicata al festival. Là fuori 2 postazioni con stand gastronomici. Là dietro
il bar di Very Vintage che da 3 anni ci segue ed è con noi. Le cose sono veramente tante, ringrazio tutti per il lavoro fatto, i miei compagni di viaggio da 3 anni, Margherita, Sandro, Ale, Padrino, Serene, il Condor al secolo, Andrea Ulca, Matteo Marini, Catiuscia Borretta che adesso è all'Atrio delle Arti per gli stage. Bene, non mi dilungo di più che divento noioso. Grazie a tutti, buona festa, buona 2 giorni, mai Swing Mondina, non mai Swing and Boogie.